Ciao, ti do il benvenuto sul mio canale italiano dove vuoi. Io sono Nadia e oggi vediamo insieme l'imperativo. Innanzitutto, quando si usa l'imperativo? L'imperativo si usa, per esempio, per dare un ordine. Chiudi la finestra. Oppure per un divieto. Non fumare. Quando si dà un consiglio, un suggerimento, per esempio se una tua amica ti dice ho mal di testa, puoi dire prendi un'aspirina. Si usa per un invito. Andiamo al cinema stasera. Per una richiesta o una preghiera. Ti prego, aiutami a studiare italiano. Ecco, in tutti questi casi si usa l'imperativo. Andiamo a vedere i verbi regolari. Dunque, non abbiamo tutte le forme per l'imperativo. Vediamo le forme con il pronome personale tu. Abbiamo, per esempio, il verbo parlare diventa parla. Prendere, prendi. Sentire, senti. Finire, finisci. La forma di cortesia, quindi lei, diventa parli. Prenda, senta, finisca. Noi partiamo. Prendiamo, sentiamo, finiamo. E voi parlate, prendete, sentite, finite. Dunque, con l'imperativo i pronomi personali, soggetto, tu, lei, noi, voi, non si usano. La forma con il tu nella desinenza ere e ire è uguale alla forma del presente indicativo, mentre la forma al voi per tutte e tre le desinenze, quindi per tutte e tre le coniugazioni, are, ere e ire, è uguale al presente indicativo. Invece la forma di cortesia, quindi quella del lei, è uguale alle forme che si utilizzano con il congiuntivo presente. Se non l'hai ancora fatto, non è un problema, lo vedrai più avanti. Per ora limitati a studiare le forme che vedi per l'imperativo. Bene, per i verbi irregolari vediamo alcune forme. Per esempio essere, abbi, abbia, abbiamo, abbiate. Per avere, sii, sia, siamo, siate. Altri verbi irregolari, quelli più frequenti, sono per esempio andare, va, oppure anche la forma vai, vada, andiamo, andate. Dire, di, dica, diciamo, dite. Fare, fa, faccia, facciamo, fate. Stare, sta, oppure stai, stia, stiamo, state. Dare, da, o dai, dia, diamo, date. Uscire, esci, esca, usciamo, uscite. Venire, vieni, venga, veniamo, venite. Bere, bevi, beva, beviamo, bevete. Sapere, sappi, sappia, sappiamo, sappiate. Bene, ora andiamo a vedere come si forma l'imperativo quando si ha la forma negativa. Con il tu è la negazione non seguita dall'infinito, per esempio non fumare. La forma con il lei è la negazione non più la forma dell'imperativo, per esempio non fumi. E con il voi è non più la forma dell'imperativo, quindi non fumate. Per esempio per parlare abbiamo non parlare, non parli, non parliamo, non parlate. Bene, adesso andiamo a vedere che cosa succede quando abbiamo i pronomi. Per esempio i pronomi combinati, i pronomi riflessivi, i pronomi indiretti atoni, il ci e il ne. Con la seconda persona singolare plurale, quindi con il tu e con il voi, tutti questi pronomi seguono l'imperativo. Quindi, per esempio, abbiamo passami il sale, per favore. Se vedi Luca, non dirgli nulla. Toglietevi le scarpe prima di entrare in casa.
con la terza persona singolare, quindi la forma di cortesia, i pronomi precedono l'imperativo. Per esempio, glielo dica. Ne prenda pure una fetta. Nella seconda persona singolare, quindi con il tu, se i verbi irregolari sono seguiti dai pronomi atomi ne e ci, è necessario raddoppiare la consonante del pronome. Andiamo a vedere alcuni esempi. Andare. Vacci piano con quel whisky. Dare. Dalle una mano, quella valigia è pesante. Dire. Dimmi come ti chiami. Fare. Fammi un favore, chiudi la porta. Stare. Stacci attento, è una zona pericolosa. Attenzione, il pronome indiretto gli, la G non si raddoppia. Quindi abbiamo per esempio, dagli il mio indirizzo email. Bene, ora andiamo a fare un esercizio. Se vuoi fare un altro esercizio oltre a quello che facciamo adesso, puoi andare a vedere il video del dettato del couscous. Al termine di quel video puoi fare un esercizio con l'imperativo trasformando la ricetta alla forma imperativa, cambiando il pronome. Bene, intanto andiamo a vedere questo esercizio. Fai un invito da un suggerimento o da un suggerimento a seconda della situazione. Luca ha sempre mal di denti. Sei in un club, inviti a ballare i tuoi amici. Hai voglia di andare al cinema, lo proponi al tuo partner. Licia non sa cosa fare stasera, la inviti a cena a casa tua. Tuo figlio parla sempre mentre mangia. Bene, tra poco vediamo la soluzione. Bene, nella frase numero 1 puoi dire non mangiare tutti quei dolci. Numero 2, ballate. Numero 3, andiamo al cinema. Numero 4, vieni a cena da me stasera. Numero 5, non parlare mentre mangi. Ecco, per oggi è tutto, spero che questa mini lezione sia utile. Se ti è piaciuto questo video, metti un like e ricordati di attivare la campanella se vuoi ricevere la notifica di quando pubblico altri video. Per oggi è tutto, buona giornata, buona serata, ci vediamo nel prossimo video.